non... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Clepto Addicted. Allora, ragazzi, ebbene sì, siamo a Willow Creek e questo è il lotto, cioè la casetta che ho scaricato dalla galleria. Si chiama Perfect Cottage, è stata realizzata ovviamente dalla Maxi. Sì, ho portato delle modifiche e, che ho appunto scaricato, dicevo, per Cristina e il nostro Leo. Allora, i nostri, sì, hanno deciso di fare il grande passo. Più che altro, ragazzi, è stata un po' una decisione di Cristina, perché Leonardo, sapete, lui è molto tradizionalista, avrebbe prima voluto, no? Sposarsi e tutto, però lei, diciamo che, fra virgolette, sotto questo punto di vista ha voluto essere più pratica. Cioè, il suo ragionamento è stato: non possiamo sapere se una volta sposati potremmo andare o meno d'accordo. Prima di fare un passo così importante è il caso di, no? Di provare a convivere. Ecco, lei più o meno è che è qua. Lo so, odore di frigorifero economico, te lo tieni per ora. Perché sono con 900 simoleon, ragazze? Perché sono rimasti con 900 simoleon? Perché un po' l'acquisto della casa, un po' ho cercato di mettere dei mobili un po' più discreti e ho sistemato soprattutto gli interni, perché la versione originale sì mi piaceva, però non mi convinceva al 100%. E quindi sì, vi mostro la casa. Dunque, questo è l'esterno, ragazzi. Ora, momentaneamente l'ho lasciato quasi invariato rispetto alla versione originale. Per cui la piscina sta qui, no? Io ho aggiunto qualche vasetto così, perché prima c'erano quelli più grandi. Ho tolto un po' più di cespugli così, perché non è che li ami particolarmente. Però sì, ho cercato di apportare delle modifiche. Ho cambiato la porta, ho messo questa che a me piace di più. E qui c'è l'entrata, ragazzi. L'entrata, c'è questo corridoietto. Qui ho messo una piccola postazione per... ecco, con libreria, poltroncine per leggere. Qui ho sistemato tutto, ragazzi. Poi per chi ha la PlayStation 4 vi invito ad andare a cercare il Perfect Cottage per vedere com'era prima e com'è adesso. Qui un tavolinetto. Questa, beh, abbiamo visto, è la cucina. Così. Qui, vabbè, dipinti, qualche quadro più che altro. Poi, ragazzi, qua c'è una porta. E qui è la camera da letto. Abbiamo il nostro Leo che ancora si sta riposando. Ed eccovela qui, molto carina. Mi piacciono poi questi colori perché secondo me una camera così, fra virgolette, austera la vedo adatta a lui. Meno a lei, però a lui sì. E magari lei ha cercato di, no? Come dire, ecco, la cucina secondo me non è tanto adatta a Leo, però si sono venuti incontro, lei ha scelto i colori della cucina, ha immaginato cose del genere, ecco. Poi di qua si prosegue, c'è questa... sì, questo piccolo disimpegno così, no? Per l'ingresso. Qui ho spostato, ragazzi, perché il bagno prima stava attaccato alla cucina, per capirci qui. Io invece qui ho creato questo angolino dove ho fatto una piccola... un piccolo saloncino, ecco. Molto semplice, perché per il momento, ragazzi, sì, io ringrazio Biagio perché mi ha dato l'idea, giustamente mi ha detto: cerca di far avere una sorta, chiamiamo così, di eredità a Leonardo, cioè nel senso una parte per mandarlo a vivere da solo. Però in realtà io Leo non me lo immagino uno che prende molti soldi, quindi sebbene avesse 20.000 simoleon lui e 20.000 lei, ecco qua come siamo rimasti, ragazzi. E poi questa camera vuota, perché questa stanza un domani sarà per i pargoli, quindi voglio dire, ovvio, vuota. E questa è la casetta, piccolina, non vedevo una cosa molto grande per loro, perché Leo me lo immagino una persona molto semplice, fondamentalmente anche lei, quindi non mi piace così. E ragazzi, quale migliore occasione di inaugurare la casa se non quella di festeggiare il ringraziamento qui? Perciò, anche se i posti purtroppo sono pochi, cercheremo di arrangiarci. O poi, ovviamente, ragazzi, quando avranno più soldi, vorrei sfruttare il retro del giardino, quindi sposterò la piscina sul retro. Vorrei fare qua fuori una sorta di patio un po' esterno, ecco, così, per mettere un tavolino fuori. Insomma, anche se lo spazio in casa è piccolino, cerchiamo di sfruttare più spazio possibile. O potrei anche ingrandire la casa, poi ovviamente, ragazzi, si vedrà. Tesoro, allora, ma quando inizierai? Lui è di umore un po' pessimo, ragazzi. Le ingiustizie del mondo lo traumatizzano sempre. Allora tesoro, quando inizi? Beh, appena terminate le festività inizierò subito, tesoro. Bene, sei emozionato, immagino. Certo, come? No, giocare nel cumulo di foglie, tesoro, no. E prepara un pasto, sì, perché no? Ma certo, tesoro mio. Sai, hai riposato bene nel nostro nuovo letto? Senti, lo so come la pensi, è vero, non siamo sposati. Però ti prego, cerca di essere un po' più elastico. Io elastico? Ma io sono molto elastico. Sì, vabbè, sei... come no, molto elastico. Va bene, tesoro, sì, abbiamo fatto questo discorso. Sì, per me, lo so che per te non è l'ideale, guardate lei. Sì, è vero, magari per me non sarà l'ideale, ma per te, lo sai, farei qualsiasi cosa. Ora va bene, smettila di angosciarti qua davanti. Sei amichevole con Jacopo, ma certo, quando arriverà, vai a prepararti che, come dire, no? Fatti la doccia, bello mio, e asciuga, perché intanto io inviterò qua le nostre famiglie, immaginiamo stia dicendo lei, quindi tu intanto vai. Eh sì, ragazzi, ci sono degli inviti da fare, dunque, lei può invitare soltanto Giovanni. Quindi perché no? Intanto invita Giovanni. E lui ovviamente appena avrà finito, ragazzi, inviterà qua tutta la Sacra Stirpe. Quindi inviterà Tommaso, inviterà sua sorella Aurora, suo padre, Giorgia, Arsenio ovviamente. Dov'è tua madre, tesoro? Cioè, non conosci tua madre? Ti prego, no. Allora già sta qui, mi auguro, perché... eh sì. Sarà nei paraggi. Figuriamoci se non si è presentata qua prima. Vediamo un po'. Fermi. Qua bisogna controllare, ragazzi, perché non la vedo sinceramente, eh. Non la vedo. Vabbè. Più tardi vediamo se è il caso di chiamarla. Cioè, oddio, sarebbe il caso, però vabbè. Allora, dunque, cara, hai chiamato chi dovevi chiamare? Oh, ecco tuo padre che sta già arrivando. Un look, ragazzi, che definirlo pessimo è veramente fargli un complimento. Quindi vieni qui, tesoro, e abbraccia affettuosamente tuo padre. Tuo padre che è flirtante, vabbè, lasciamo stare. Papà, sono veramente felice di vederti. Certo, tesoro mio. Normale che sei felice. Potresti però invitare tua madre anche, caro? Perché, ragazzi, sta cosa è inquietante. Perché non c'è? Ma veramente? Ragazzi, non c'è. Oddio, non è che è successo qualcosa a tua madre, vero? Fermi tutti, perché l'ansia, ragazzi, è a palla. Allora, dunque, fermi. Ilaria, eccola qua. Tesoro, perché non puoi venire qui? Sarà già nei paraggi, ragazzi, cioè non me lo spiego. Fermi tutti. Cerchiamo di... azioni. Forma un gruppo. Ilaria è già qua nei paraggi, ecco perché... Giorgia, nel frattempo formiamo un gruppo con loro. Quindi vieni qui, saluta tutti, tesoro, abbraccia affettuosamente. Tuo padre subito si imbuca? No, dai, ti prego. Bene, mi fa piacere, voi cantatevela e suonatevela da soli. Perfetto. Oh, guardateli. Sei venuta, ma Tommaso è... si è alzato tardi, sai com'è fatto? Arriverà, certo, vabbè, speriamo, come anche la vostra madre, voglio dire. Oh, eccolo. Ti sei alzato tardi, tesoro, male, male, iniziamo male. Allora, dunque, fermi tutti. Azioni, aggiungi al gruppo. Vieni qua, ovviamente, e saluta anche lui, perché, ragazzi, è la famiglia prima di tutto, eh. Ma Aurora che fine ha fatto anche, ragazzi? Io boh, non ho parole. E qui c'è chi muore di fame, quindi vi prego di darvi una mossa. Però intanto tu dovresti proprio presentarti con loro, tesoro, perché non li conosci, è inquietante come cosa, però Tesoro, non avrai bruciato il pasto, vero papà? Ti prego, non iniziamo. Ok, a casa non cucinavo niente, però ora sono cresciuta. Hai ragione, non sei più la Pia piccolina che se la faceva a letto. Papà, ti prego, non dire queste cose. Ti prego, caro, non dire queste cose, insomma, ha ragione. Allora, fermi. Potresti, cara, liquidare, detto fra noi, tuo padre e... Ma già vi siete impiscinati qua, ragazzi, vi prego. Io non ho parole, non ho parole con questi. Vieni poi a presentarti a tutti. Oh, ragazzi, santo cielo. Oh, fermi, fermi, fermi. C'è anche Aurora. Fai una stretta di mano segreta con lei. E la invitiamo nel gruppo, ovviamente, ragazzi, perché qua, fermi, azioni, aggiungi al gruppo. Dopodiché direi, vista l'ora, ragazzi, altrimenti qua al solito, no? Non si sa mai l'orario che si fa. Poi buttiamo quel coniglio, ragazzi, perché a me quel sto coniglio mi inquieta. Dire che mi inquieta è dire poco, quindi vendiamolo. E vendiamo anche questi, perfetto. Dunque, una volta fatto quello che devi fare, caro, vieni qua, per favore, e chiama il pasto grandioso. Cara, potresti conciarti in modo più civile? Beh, perfetto, mi fa piacere. Tesoro, ma ti sei impiscinato anche te, ma... avete visto che fa frio, ragazzi, eh? No, eh? Spero che non troverete la casa un'immondizia. Ma stai scherzando? Guarda che la vita non è un videogioco e solo sui libri si riesce ad avere subito, fin dal principio, una casa perfetta. Capisci? Meno male, spero anche vi piaccia... ciò che ho preparato, insomma. Non sbroccarmi perché ti calano i cosi e te, i valori caratteriali, poi ti arriva una testata. Allora, dunque, sì, no, non bisogna fare delle facce buffe. Bisogna aspettare che tuo fratello, sì, tuo fratello, il tuo compagno si dia una mossa. Vado a salutare anche sua sorella e poi... ce la fate, ragazzi? Perché vorremmo mangiare qualcosa. Ecco, brava patata, intascati i compiti perché non è il caso di lasciarli qua. Saluta tuo fratello. Sleggy! Ecco, tutti al pasto grandioso. Bene, mi fa piacere. Jacopino! Ma hai visto che... ma dov'è nonno Arsenio, tra l'altro? Scusate, perché adesso io me ne sono resa conto, ma... fermi tutti, ma nonno Arsenio... che fine ha fatto? Ragazzi, cioè... questa famiglia al solito i misteri. Dov'è nonno Arsenio? Non c'è. Ragazzi, fermi. Fermi tutti perché qua... nonno Arsenio non c'è. Bene, mi fa tanto piacere. Possiamo invitarlo da qui? Arsenio, caro? Forse è andato a passarlo con Summer, ragazzi. Che vi devo dire? Non lo so. Fatto sta, vabbè, accontentiamoci. Cara? Vai, prendi una porzione, va, che direi. Ma com'è venuto sto coso? È scadente, che bello! Sei contenta, tesoro, eh? Che la prima esperienza culinaria con tua suocera sia andata così male? Io al posto tu non lo sarei per niente, però vabbè, dettagli. Magari vieni qui, parla con lei, cioè cerca di, come dire, no? Goditi la compagnia. Tra virgolette è un modo come per chiedere scusa, perché quelli che diventeranno i tuoi suoceri, tesoro, secondo me sono sconvolti un po' dalla qualità del pasto, però vabbè. Io lo sapevo che mia figlia non era proprio una caprovetta. Papà, ti sento, ok, va bene. Lo so, tesoro, non prendertela. Dai, va bene, no? È una giornata di sole, non dobbiamo lamentarci, certo, come minimo non dovete lamentarvi. Oh, nonno Arsenio, grazie per questa gioia. Sei tutto in tiro, sii riconoscente a nonno Arsenio perché, voglio dire, è venuto qui. Grazie, nonno Arsenio, per esserti, come dire, non possiamo neanche aggiungerti al gruppo, però vabbè, dettagli. Sono arrivato tardi, nipote, ma prima dovevo passare da Summer, va bene, ok, ci fa piacere. Senti, cara, ma tu lo conosci nonno Arsenio? Perché Non si può non conoscere nonno Arsenio. Fai una presentazione amichevole. Sì, so che il passo non è proprio grandioso, però è festa, l'importante è stare insieme alla propria famiglia. E il fratello, sì. Guarda, ho faticato tanto per rimettermi in forma. Sto piatto, non so, potrebbe mandare tutto a rotoli. Ma ha cucinato per caso senza occhiali da vista? No, no, non porta gli occhiali da vista, nemmeno quelli da sole. Guarda, è tutta un'altra musica ora che cucinerà mia figlia rispetto a quando cucinava tua madre. Lo so, devo ammettere che mi ha lasciato un po' come una statua, eh. Non pensavo fosse così pessima ai fornelli. Però, su via, non possiamo buttarlo, ci ha messo tanto impegno. Mamma mia, lo so, tesoro. Che devi fare? Oh, dai, che la festività è andata bene, almeno quello. Lo so, cara, retrogusto cattivo, hai fatto uno schifo. Il retrogusto è cattivo, sì. Vieni per favore qua, potresti chiacchierare... Perché devi urlarle contro, perdonami? No, dovresti venire qua, tipo discutere dei sapori del cibo. Potresti chiederle un consiglio per una ricetta, magari, no? Che è? Che hai visto? Oh mio Dio, anche tu qui? Sì, tesoro, c'è anche tuo padre, ma perché sei così sconvolta? Mamma mia, ragazzi. Sì, riconoscente, vieni qua, mamma mia, ragazzi miei, quando è un delirio. Ora devo proprio andare, bene. Ci fa piacere. A dire della giornata, la ringrazio molto, sa, per averlo mangiato nonostante tutto, veramente è stato un sacrificio, tesoro. Oh, cerchiamo di essere un po' riconoscenti con tutti qua, perché è importante. Quindi sii riconoscente. Potresti essere riconoscente anche con i tuoi fratelli, perché, come dire, hanno mangiato quello schifo. Minimo minimo, no? Tua sorella sta studiando per entrare a medicina. E come minimo dice, cioè, vi dovete avvelenare prima del tempo? No, tesoro, nessuno vuole avvelenarti qui, stai tranquilla. Col freddo siete venuti qui, insomma, sì, tesoro, vedo che la casa è molto pulita. Poi c'è molto sole qui. È un bel posto, va bene, se abbiamo capito. Ok, interrompiamo, ragazzi, il ringraziamento perché tanto è andata bene per entrambi, ecco, ha avuto successo. E direi che a questo punto, fermi. Ecco, sii riconoscente, fai un po' quello che ti pare. Io volevo un po', ragazzi, iniziare a... Perché lei fa Villa della Villa, quindi la vedo dura qua, vabbè. Possiede una casa dal valore di 50.000, siamo a 31.000. Possiede 15 opere d'arte. Questo, tesoro, sarà complicato. Vi ricordo i tratti della nostra Cristina. È attiva amante dell'arte e affiliata. Quindi volendo, ragazzi, secondo me io ce la vedrei bene come una critica d'arte. Perché immagino abbia, cioè, affiliata nel senso che ha diversi contatti, proprio, no? Svilupperà diversi contatti, ecco, cerca di avere il maggior numero di contatti possibili per vendere le opere degli artisti che rappresenta, no? Puoi venire qui e invitare i vicini a entrare perché basta. Invita i vicini. La sua famiglia, sappiamo, vengono, vanno, fanno quello che vogliono. Bisogna cercare di instaurare un buon rapporto con i vicini. Chi sono i vicini? Allora abbiamo la pancake. Fermi tutti. Poi abbiamo Alessia Ferrara. Vabbè, Bob. Vabbè, insomma, un po' di gente. Lei chi è, scusi? Omar. Sì, però, guardate, giusto un salutino perché... c'è il Festival dell'Idillio. Fai una presentazione garbata, caro. Quindi, ecco, presentazione garbata. Tu sei sempre tutto molto educato. Quindi. E presentazione garbata, vai. Tesoro, vorresti offrire qualcosa ai tuoi ospiti? Io non lo farei. Altrimenti non avrete neanche più dei vicini. Cioè, bisogna farseli degli amici, non avvelenarli. Quindi uno ci prova. Non so com'è venuto l'altro piatto. Scadente, ecco, che bello. Se offriamole ai vicini così. I primi nemici, ragazzi, della famiglia. Che bello, eh. E vediamoci sta roba. Adesso la devi proprio andare, ok, mi fa tanto piacere per te. Tesoro, guarda, ci penso io qua, veramente. Lascia fare. Tu vorresti cucinare, me ne rendo conto, però... fai una cosa, presentati, va. Ai vicini, anche tu. Una... No, però scortese no, scortese no. Mamma mia, ragazzi, fai una saluta la nuova vicina, oh. Saluta i vicini. Saluta il nuovo vicino. Una presentazione amichevole. Lei non è la nuova vicina, scusate. Se il marito è il nuovo vicino, vabbè, lasciamo stare. E ringrazia per la presenza. È un piacere avervi in casa nostra. Beh, noi siamo i vostri vicini, abitiamo poco più giù. Sta dicendo Bob. Allora, cosa fate nella vita? Siete scrittori per caso? Oh no, io sono una critica d'arte. Il mio ragazzo invece è un poliziotto. Beh, allora potrò approfittarne per farmi togliere qualche multina, eh? Non iniziamo subito con questi cliché, vi prego, eh? Beh, non è proprio questa la musica. Cerchi di non prendere le multe piuttosto, va bene? E lei invece mi diceva, prepara degli ottimi tramezzini al formaggio grigliato? Eh sì, mia moglie invece fa la casalinga. Vedo che avete preparato qualcosa per noi, ecco. Bene, sì. Poi gliele dovrei togliere davvero le multe, tesoro. Che belle scarpe. Un cazzotto allo stomaco fa meno male, lo sa? Com'è? Perché sono venuto qui, dovevi pensarci prima, mio caro. Ah, oh, sì, è vero, faccio la casalinga. La casa è sempre molto pulita, vero Bob? Ma sto stressata, eh? Non è il caso di diventare furiosi. Bisogna, insomma, mantenere la calma, era il giorno del ringraziamento. Va bene, ok ragazzi, l'importante è che non vi incavolate fra di voi. Allora, vai a vedere il canale di Rete Cultura Mondiale, va, ora che puoi. No, guarda un canale Rete Cultura Mondiale, perché lui è il tipo, ragazzi, che... prova interessi per questa tipologia di canali. Siediti, tesoro. Puoi sederti, te lo ricordo, eh? Mentre lei invece ce la vedo. Lei è un'affiliata, ragazzi, quindi deve cercare di, no? Quindi vende anche sculture, eh? Sarebbe così bello prendere la macchina e magari andare a un museo una volta. Ma certo, Eliza si unisce a noi, eh? Durante il tempo libero mi farebbe veramente molto molto piacere. Ma sai, io non me ne intendo d'arte in realtà, però se le fa così tanto piacere. Beh sì, diciamo che noi siamo più amanti dello sport, vero tesoro? Ma a lui veramente, a me non frega un pero. Preferirei prendere più un cappuccino ogni tanto, o andare a un concerto, ma non lo vuole proprio capire. Va bene, cara. Ah sì, bene, capisco, magari uno vuole poi dormire fino a tardi invece che prendere l'auto e andare a una mostra. Ma io prenderei anche l'aereo per andarci, eh? Soprattutto perché ho visto certe monnezzate in giro. Sentite, togliamoci la maschera, mio marito è un pigrone, va bene? Non gli va di andare alle mostre, ma io verrò volentieri con voi. Bene, ok, abbiamo capito. Tesoro, ti prego, non mettermi in imbarazzo, va bene? Smetti di fare il polipone con la tua assistente, va bene? Questo è per scoppiare una guerra, temo. Sì, anche io lo temo, quindi per favore andate, perché è stato bello. Forse dovremmo andare, ecco, sì, andate, vi prego. Anche perché è sera e i nostri vorrebbero fare un salto al Festival dell'Idillio. Ciao, sì, è stato bello. Quindi direi, ragazzi, che noi ci rivediamo al festival. Senti, ma Eliza, te ne vai? Che carina, butti l'immondizia. Potevi buttare anche sto schifo, vabbè, dettagli. Quindi ragazzi, a questo punto i nostri vanno al festival. Siamo ragazzi al Festival dell'Idillio e il nostro sta raccontando una storia incredibile. Dai, ho sentito che è un tipo esplosivo, capisci? Molte coppie poi hanno vissuto una vita da casa delle bambole. Quindi ho pensato di portarti per... insomma, conoscerlo. Dai, è vecchio come un dinosauro, però non puoi avere la certezza che siamo una coppia veramente collaudata e che il passo che abbiamo fatto sia giusto? E lei, va bene, se ci tieni così tanto ti vengo incontro, però non voglio perdere tempo a prendere mosche. Ma no tesoro, ti assicuro che non è una bidonata, quindi vieni, vieni, ti mostro tutto, va bene, ok? Fondamentalmente l'ha portata qua, ragazzi, per farli incontrare il guru. È questa poi la cosa. Quindi vieni qua a fare una presentazione garbata, caro, perché anche lei dovrà presentarsi in modo amichevole. E fatela finita di ciarlare soprattutto. Perché, ragazzi, sinceramente ho pensato questa cosa. Cioè, ma che lamentati del vento. Conoscendo il nostro Leonardo, ragazzi, secondo me, tra virgolette, questa è un po' una sorta di ma che fine ha fatto il guru? Di rassicurazione per lui. Cioè, lo fa sentire più tranquillo parlare con un esperto, diciamo. Lui è il guru, tesoro. Oh, piacere. Il piacere è mio, signorina. Ho capito, caro, però. Ma tu l'hai conosciuto il guru? Hai fatto la tua presentazione garbata? Fai sta presentazione garbata, ti prego. Sa, è vero che è una veneranda età, ma non mangiando cibo spazzatura e stando molto attento alla mia alimentazione, sembra ancora un giovincello. Beh, avete delle domande da rivolgermi? Lei ce n'ha una, Fermi tutti, che è qua? Jacopo, ho saputo che proprio ora c'è una festa magnifica al locale notturno. Jacopi, ti prego, non è il momento, perché c'è una cosa importante, il nostro, è lui più che altro che, no, deve, come dire, chiedere. Chiedi, prima delle perle di saggezza del guru, lei chiederà delle perle di saggezza, secondo me. Perché magari da un esperto, no? C'è sempre da imparare, quindi è meglio chiedere. Ma che ti salta? Ma che ti vuoi saltare su, per favore? Mentre lui, secondo me, ragazzi, è quello che chiederà informazioni circa la sua relazione. Vai, tesoro, vediamo cosa ti risponde il guru. Vede, io vorrei baciare questa donna per tutta la mia vita, ma lei cosa ne pensa? Beh, presentati ogni giorno come un mazzo di fiori, perché le donne vanno trattate così, come se fossero fiori preziosi. Capisci, caro? No, non ha capito, secondo me. Vedi, è come una rosa rara e delicata. Hai capito adesso? Un bel mazzo di rose raro e delicato. Siete due cuori e una capanna, secondo me adattissimi per stare insieme. Oh, buone notizie, sta dicendo lui. Oh, beh, la ringrazio molto, sì. Sei soddisfatto, tesoro? Bene, illuminerà le tue tenebre e allevierà il tuo fardello come un asino in preda alle fiamme. Beh, sono le gioie della vita, ragazzi, obiettivamente, Obiettivamente sono le gioie della vita, queste. Allora, lei a questo punto viene qui. Immagino sì, qui. Vai qui insieme, perché a lei, ragazzi, fondamentalmente la storia del guru fa un po' ridere. Io me la immagino un po' più scettica rispetto a Leo. Che poi, ragazzi, Leo in realtà, cioè, voglio dire, è un detective, no? Quindi, voglio dire, cioè, non ancora, ovviamente, perché ha appena iniziato. Però, con il lavoro che fa, non dovrebbe essere, no? Una volta un saggio disse: cos'è l'amore? L'amore fa soffrire? L'amore è l'amore, quindi andate ed amate. Bene, mi fa molto piacere. Però, ripeto, lui voleva veramente tanto, ragazzi, sposarsi prima, quindi diciamo che il guru in questo caso, ragazzi, è una sorta di esperto dell'amore, ecco. Quindi lei lo bacerà. Vai, cara. Hai visto? Anche il guru ha detto che andare a vivere insieme non è stato un errore, quindi ora puoi stare più tranquillo, tesoro. Veramente non ha detto niente al riguardo. Però sì, l'amore è amore, quindi andate amate, lo prendiamo come un segnale più che positivo, ragazzi, no? Ascolta, non devi preoccuparti. Magari a volte non tirerà un bel venticello nel nostro rapporto, ma capita a tutte le coppie, capisci, tesoro? Ma certo, amore. Ascolta, devo parlarti di una cosa, perché vedi, ho cercato e cercato e cercato. Dove? Sul computer. Quale computer? Che non ce l'hai, tesoro? Tu non hai più un computer qui. Cioè, dove vivi adesso non c'è un computer. Vabbè. Le dirà, ho fatto molte ricerche. Spero di non aver sbagliato, tesoro mio. Tu sei dolce come un cupcake. Illumini le mie giornate. Quindi io assolutamente voglio sempre te nella mia vita. Perciò... Cosa vuoi dirmi, caro? Beh, Sono emozionato. Beh, parla. Vai. Cristina, io ti amo con tutto me stesso. Vuoi sposarmi? Ma certo che voglio. E così, ragazzi, con la proposta di matrimonio del nostro Leo alla sua bellissima Cristina, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, soprattutto non vi dimenticate i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay machinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC, mi raccomando, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, ne vale veramente la pena, e campanelline attive, perché solo con le campanelline attive, ragazzi, potete ricevere una notifica quando qualcuno di noi pubblica un video, quindi mi raccomando, campanelline sempre attive. Nel prossimo episodio, ragazzi, torneremo a casa, cioè continueremo a stare ancora con loro, perché volevo accompagnare il nostro Leo al primo giorno di lavoro. Ci terrei veramente tanto, ragazzi, quindi visto che fra 10 ore va a lavorare, nel prossimo episodio direi che sì, lo accompagneremo al lavoro. Io spero davvero di cuore che questo episodio vi sia piaciuto. Molto presto, anche se non immediatamente, organizzeremo le nozze dei nostri giovincelli, e molto presto, ragazzi, prima ovviamente di questo evento, perché non voglio far passare troppa, cioè non voglio ci sia troppa differenza d'età fra Leo e i fratelli, prima ovviamente assisteremo al compleanno sia di Tommaso che di Giorgia, quindi non vi preoccupate, piano piano si farà tutto, ma intanto godiamoci questo bellissimo momento. Io, ragazzi, vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ancora con il nostro Leo e la nostra Cristina sul SoulSimmers. E non.